E salve ragazzi, oggi siamo qua sul nuovo video per parlare del vero problema di Life is Strange 2. In questi giorni sto giocando al secondo capitolo di Life is Strange, sono all'episodio numero quasi 4 a momenti, quindi verso la fine devo dire. E per il momento ragazzi, caspita, è un'avventura incredibile, cioè io non ho parole perché non avevo neanche io tante speranze in questo gioco per il semplice fatto che non ci fossero le protagoniste principali del primo episodio, e quindi mi andava un po' a scoraggiare questa manovra perché pensavo fosse manovra di marketing, giusto per vendere qualcosina in più solo per il marchio Life is Strange. E invece no ragazzi, si sta veramente rivelando un gioco meraviglioso sotto ogni punto di vista, e non me l'aspettavo, e tanto che sono arrivato a una conclusione: il vero problema di Life is Strange 2 è essersi chiamato Life is Strange, perché se si chiamava in qualsiasi altro modo avrebbe avuto molto più successo, perché comunque la storia veramente è alla pari del primo Life is Strange al momento, se nel finale poi va a smerdare tutto non ne ho idea, però per il momento è alla pari del primo Life is Strange. Cioè, non sto trovando difetti, mi sta facendo commuovere, ridere, emozionare, tantissime cose che un gioco deve fare, un'opera deve fare. Cioè, anche graficamente è molto migliorato sotto ogni aspetto, sono degli scorci meravigliosi, ho fatto un sacco di screenshot in effetti, tecnicamente è molto migliorato anche su quello. Ragazzi, non so cosa dire, sono veramente senza parole. Come sempre Donnod si rivela una casa produttrice veramente affidabile sotto ogni punto di vista, che se potesse avere molto più budget probabilmente farebbe giochi ancora migliori, quindi non oso immaginare, cioè tipo se avesse un budget, non so, di un'esclusiva Sony o Microsoft o quello che è, farebbe i miracoli, sul serio, io ne sono sicuro, perché questi ragazzi hanno un talento fuori da ogni norma, poco ma sicuro, non c'è niente da fare. Quindi al momento io mi fermo qua, vi darò le mie ultime impressioni quando avrò finito, penso tra domani, oggi o dopodomani. Comunque il video uscirà domani, perché ormai sono 10 di sera, non ha senso caricarlo. Però veramente io ve lo consiglio sotto ogni aspetto. Se avete amato il primo Life is Strange, io ve lo consiglio, perché vi lascerà senza parole. Pure i protagonisti, che non saranno Chloe e Max, ma comunque vi daranno non poche sorprese, e soprattutto sono ben caratterizzati, ragazzi, ben caratterizzati. E niente ragazzi, questo è il mio pensiero, in poche parole riassumiamo: se non si fosse chiamato Life is Strange 2, probabilmente ora come ora ne sentiremo parlare tantissimo, un po' come poi è successo con il primo Life is Strange. Il problema è il nome è la gente che si è abituata a vedere Life is Strange come Chloe e Max, ma non come saga in generale. E a questo punto mi chiedo, perché non l'hanno chiamato in modo diverso? Secondo me avrebbe avuto molto più successo. Magari il nome, magari Donnod pensava che il nome potesse aiutare nelle vendite, nel spingere il loro la loro creazione, in poche parole. Ma a quanto pare questa cosa non è data molto al loro genio, perché io ragazzi non vedo molte vendite, molta gente che ne parla di questo Life is Strange 2. Sì, ok, quando esce un nuovo capitolo, quando usciva un nuovo episodio ne parlavano, è uscito il nuovo episodio di Life is Strange, ma basta, calma piatta, è uscito Life is Strange 2, l'edizione completa, ancora poca gente che ne parla. Quindi io sono sicuro che se si fosse chiamato in modo diverso avrebbe avuto molto più successo. Ditemi cosa ne pensate voi, sono aperto a ogni vostra ipotesi sul prodotto. Chi l'ha giocato, chi non l'ha giocato, insomma, fatevi le vostre ipotesi. E niente ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!